Ciao ragazzi, quarto giorno qui a IFA 2015, continuiamo i nostri giri fra gli stand e fra i vari produttori. Stamattina siamo passati anche da Arcos, che ha lanciato tante novità interessanti. Mi raccomando, andatevele a vedere perché trovate i video qui sul nostro canale e gli articoli su redwall.com. Tra le novità interessanti abbiamo anche un nuovo tablet, si tratta dell'Arcos Diamond Tab. Un dispositivo che ci ha colpito perché ha delle linee molto semplici, molto minimali, ci ha ricordato ovviamente le linee che avevamo già visto sull'iPad, nonché magari su altri dispositivi che hanno tratto spunto come il Nokia N1, però sicuramente è sempre un piacere vedere un dispositivo abbastanza curato dal punto di vista dell'aspetto estetico. Andiamo a dargli un'occhiata più da vicino a vederne la caratteristica, perché si tratta di un tablet che potrebbe interessare molti. Ecco questo Arcos Diamond Tab, un device che ci ha colpito immediatamente per le linee piacevoli, una costruzione interessante. Abbiamo la parte anteriore completamente coperta da una lastra di vetro protettivo Gorilla Glass e la parte posteriore realizzata in metallo. Forse l'unica cosa che stona un po' sono questi inserti neri sui lati, però molto probabile che nella versione definitiva esca, o almeno così lo speriamo noi, senza i bottoni e gli inserti di questo colore nero, ma con un colore adeguato e magari anche metallici. Per quanto riguarda le dimensioni, è un device da 7,9 pollici che si tiene abbastanza bene in mano, anche se non è leggerissimo, parliamo di circa 360 grammi. 7,9 il pollici il display, che ha una risoluzione di 2000x1500 pixel, quindi un dispositivo abbastanza denso, e soprattutto un pannello che ci ha colpito per la buona qualità. I colori vengono riprodotti bene, il device ha degli angoli di visuale molto ampi, una buona luminosità massima e anche dei bianchi davvero brillanti. Sicuramente un ottimo dispositivo per chi cerca un terminale per la multimedialità. Interessante anche il comparto hardware, un processore MediaTek MT8752. Si tratta di un octa-core a 64 bit con una frequenza di clock massima di 1,7 GHz. Il sistema operativo è Android nella sua versione 5.0, anche se Arcos ci fa sapere che dovrebbe arrivare sul mercato con la versione 5.1 di Lollipop. È interessante anche del comparto hardware il fatto che monti una Mali-T760 coadiuvata da 3 GB di memoria RAM e 32 GB di memoria interna espandibili tramite micro SD. Quindi un hardware che non dovrebbe darci assolutamente problemi nella riproduzione anche di contenuti abbastanza impegnativi e che dovrebbe darci buone soddisfazioni. Interessante anche interessante anche la capacità della batteria. Parliamo di 4800 mAh. 4800 mAh su un terminale con questa risoluzione potrebbero forse darci qualche problema, però più o meno siamo nella media della categoria per i device da 7,9 pollici. Il terminale, come abbiamo detto, è dotato anche di entrata per la SIM, quindi abbiamo connettività LTE oltre al WiFi, oltre al Bluetooth, e abbiamo quindi la possibilità di utilizzarlo tranquillamente in giro con una carta dedicata e abilitare i dati. Dispositivo che siamo curiosi di provare un po' meglio, perché potrebbe dare delle buone soddisfazioni, soprattutto tenendo conto del prezzo a cui è venduto. Si parla infatti di circa 200 euro, un prezzo abbastanza buono. Su quella fascia la concorrenza è alta, ma il Diamond Tab potrebbe difendersi bene. Ultime specifiche importanti: fotocamere, 2 megapixel quella anteriore, 5 megapixel quella posteriore. Non sono sensori che danno grandissime soddisfazioni, però su un tablet da 200 euro non ci si può aspettare neanche tantissimo in più. Facciamo un rapido selfie al nostro Stefano Lovecchio, che vi sta facendo questa ripresa, e ci salutiamo. Noi ci vediamo al prossimo video. Per readable.com, Gianluca Cirignano, Stefano Lovecchio che è di là, e Jacopo Famularo che è lì.